Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Traffici illeciti di oltre 640.000 tonnellate di rifiuti speciali, furto, corruzione, reati fiscali, abusi d'ufficio e falsi documentali. Questi i reati contestati a 21 persone e 5 aziende indagate dai carabinieri forestali dei gruppi di Ancona, Macerata e Rimini nell'ambito dell'operazione Fango e Cash. Nei giorni scorsi sono stati notificati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nell'ambito di un'indagine iniziata nel 2018 diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona, che aveva portato ad eseguire nel marzo 2020 misure cautelari personali a carico di 5 soggetti e sequestri per un valore complessivo di quasi 5 milioni di euro. Le 5 persone erano accusate di traffico illecito di rifiuti speciali e 2 di esse anche di corruzione di pubblici ufficiali e bancarotta fraudolenta. Tali rifiuti, provenienti da oltre 50 cantieri nelle province di Ancona e Macerata, erano stati occultati in 3 cave nei comuni di Fabriano, Arcevia e Iesi, in un terreno agricolo di Chiaravalle, ma anche in un cantiere edile di Camerata Picena. Furono sequestrati anche 76 camion e 7 mezzi d'opera a carico di 2 società con sede a Castelbellino e Ancona, utilizzati per trasportare illegalmente i rifiuti. Dalle indagini concluse emerge un ampio disegno criminoso messo in campo da 2 amministratori di una società anconetana di gestione e lavorazione dei rifiuti da demolizione terrosi, con il concorso di altri 20 indagati che avevano sviluppato traffici illeciti di rifiuti speciali omettendo di provvedere alle spese di recupero e conferimento nei siti autorizzati. Abbattendo tali spese, gli indagati riuscivano ad acquisire appalti in cantieri della provincia di Ancona, evitando così la concorrenza delle altre aziende locali. I rifiuti terrosi, giustificati come terreno vegetale da riutilizzare per la rinaturalizzazione, venivano anche occultati in cave sospese o pignorate. Il prelievo illegale era reso possibile anche dai mancati controlli da parte delle autorità e sono stati segnalati all'autorità giudiziaria anche un funzionario e un dirigente del comune di Fabriano, oltre ad un funzionario della provincia di Ancona, tutti indagati a diverso titolo per il reato di abuso d'ufficio.